Nino Manfredi. Maledetta primavera, maledetta primavera. Bello, bello. Oh, voglio precisare, io non amo molto baciare gli uomini, chissà perché mi piace più baciare donne, però in questo caso mi è venuto spontaneo, perché con Corrado io ho iniziato questa strada, compagnuccio di strada, anche se più giovane di me. Adesso magari lui si aspetta che dico che ho portato un braccio, non è vero. Però è più giovane di me, abbiamo iniziato insieme, abbiamo diviso tante, come dire, tante passioni, tanti amori, ci siamo prestato tutto, pure i garzoni, ci siamo prestati perfino la voce, una volta. Sì, perché non ti incomodi, scusa. Ma c'è la sedia? Sì, ah, tu è trasparente, sì. Ah, è trasparente, ma c'è, senti, ecco. Sì. Dunque, no, sembra finta, metto qui uguale, mica se ne accorgono. No, io sai che cosa volevo dire? Sì. Che in definitiva noi chiederemo a te, come a tutti gli altri ospiti che ci verranno a trovare in queste settimane, qual è stata la loro prima corrida, la loro corrida, perché poi in definitiva tutti quanti abbiamo iniziato, certo, in un modo o nell'altro, in una filodrammatica, con una piccola particina in un film o sì, in teatro, ma sì, insomma tutti sì, abbiamo cominciato e tutti, non sempre abbiamo cominciato benissimo. No, no, no. Io infatti c'ho un aneddoto, se tu mi permetti posso raccontare, certo, l'aneddoto che ti riguarda. Io mi alla Rai, sì, dunque della famiglia Mantoni, il più bravo non è lui, pur essendo vero, perché il più bravo è Riccardo Mantoni, che è stato il mio primo regista radiofonico, dove io ho cominciato con Rosso e Nero, vabbè. Oh, e quello è quello bravo. Poi lui, su imitazione del fratello, poi ha avuto questo slancio. Quindi io facevo i protagonisti, e quindi alla Rai, sempre viso nascosto, e vinse un tale premio che ci fecero un film. Io tutto contento di come faranno per protagonista. No, siccome però facevamo tutti i doppiatori di professione, è vero, no, dissero no, io doppiavo tutti gli attori giovani, da loro, Salvatori, Arena, eccetera, eccetera. E mi dissero, dice no, dice, bisogna via Salvatori. Però siccome io... c'è qualcuno che è entrato nella storia. Siccome io però doppiavo i primi attori, mi ricordo, mi fecero fare una particina, quattro pose, e speravo di doppiarmi da solo. Dico, ce sto io stavolta. Invece no, mi chiamarono per doppiare Salvatori. Io dissi, no, ma come ce sto io? Mi doppio io. Dico, no, devi fare Salvatori, perché Salvatori sono abituati a sentirla con la tua voce. Insomma, per farla breve, mi costrinsero. Dico, ma a me chi mi doppia? Ma ti daremo una voce che ti somiglia, ti faremo doppiare da Corrado. Corrado, vero, parlava, sì, un po' così, c'aveva la voce un pochettino lentarella. Io dicevo, ma Corrado mi pare che non... Adesso ha preso uno sprint straordinario, ma allora arrivava al doppiaggio così, che devo fare? Ma come che devi fare? Dico, guarda che adesso ci mettiamo al leggio, e c'era Salvatori che doppiavo io, e lui che doppiava me, che devo dire qui? Ah, Corrado, dico una cosa importante, è il mio debutto nel cinema, per favore. E non vi dico come mi ha doppiato. Come si fa a farlo capire? Come se... Beh, io no, posso momento, fare una cosa? No, un momento, scusa. Sì. Da lì è nato il tuo successo. È convinto, eh? Lui lo dice convinto. Allora adesso vi do una dimostrazione, va bene? Vi do una dimostrazione di come mi doppio, di come mi doppia. Insomma, adesso io posso fare una cosa, adesso io dico un... Che posso dire? Una poesia. Dico una poesia, la dico io. Poi me la faccio doppiare da lui e sentite se è la stessa cosa. Dirò una cosa semplice, diciamo una poesia di Trilussa. L'onestà di mio nonno, perché allora l'onestà era un'altra cosa. L'onestà di mio nonno era questa. Quando che nonna mia via un marito, non fece mica come tante e tante che dopo un po' si trovano l'amante. Lei in 50 anni non l'ha mai tradito. Dice che un giorno un vecchio, un preciuttito che gli voleva fare lo spasimante, gli disse, va regalo sto brillante, si venite a piavvelo in un sito. Un'altra al posto suo, come succede, gli avrebbe detto subito, so pronta. Ma nonna, che era onesta, non c'ha niente. Anzi, gli disse, statene lontano. Tanto che adesso, quando la racconta, ancora ci si mozzica le mani. Ecco, ho voluto raccontare. Perché... Belli. Ho voluto raccontare la poesia perché dirla a metà, sai, ma ho voluto fare questa esercitazione perché adesso io la ridico doppiata da Corrado. Mi fai questo sforzo? Ce l'hai, te l'ho scritta pure. Sì, certo. Allora, adesso la ridico. Quando che nonna mia piò marito, no,
Che no, 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 no. C'è nonna che si è cominciata a dormire un pochettino. Ma adesso la sveglio io, gli do una gomitata. Ma più metteci un po' più. Mi sembra di essere tornato a quel leggio. Io dico, Corrado, ma metti un po' più di sprint. Dai. Allora, ricomincia. Uno, due e tre. Quando che nonna mia piò marito, non fece mica come tante. Sì, star tranno come tante. Tante. Po se... Ma tanto se apposta è la poesia di nonna questa. Un po' più stringata. Vai. Lei in 50 anni non l'ha mai tradito. Dice che un giorno un vecchio impresciuttito che gli voleva fare lo spasimante gli disse: gli regalo sto brillante se venite a Pia, ve lo inunzio. No, lasciate vedere. Ma che pezzo. Dico, stavamo sempre a litigare. Vabbè, passiamo, giochiamo, scherziamo. Giochiamo. Dunque, adesso io ti faccio una serie di domande. Il pubblico ha, avete tutti quanti, ve l'hanno consegnata, no? Una paletta con una, mano, lo vedi? Vedi? Hanno tutti quanti una mano. Ah. Quando, quando io ti farò la domanda, tu sì. darai una risposta, e io dopo chiederò a loro, secondo voi, sì. Nino Manfredi ha risposto in maniera giusta, cioè è stato sincero oppure è stato bugiardo? Se loro penseranno che tu sia stato bugiardo, alzeranno la paletta, d'accordo? Va bene? Sì. Io no, ma devo dire per forza la verità? No, no, tu dici, no, tu dici, loro devono capire. Sono loro che devono capire, devono dall'espressione capire, soprattutto della tua faccia. Non ci ha capito niente mia moglie fino ad oggi. Beh, non si sa, ma è importante che loro magari ti conoscano. Ancora non ha capito se sono... bugiardo o meno. Sì. Allora, vediamo un po'. Tu sei a una festa. Sì, io sono a una festa. Sì, durante il gioco della verità. Sai che fanno sempre il gioco della verità, sì, no? Una bellissima signora, tua amica e moglie di un tuo amico, diciamo che scherzando ti dichiara di essere follemente innamorata di te. Scherzando. Poi dopo, invece, da parte dice che lei non scherzava per niente, che invece... Mi viene da parte e mi dice sì, dice, cosa. Guardi, che non è vero quello che ho detto prima. Era sul serio. Ecco, tu come ti comporteresti? Beh, sono a parte il rispetto che io ho per le mogli degli amici, eccetera, eccetera, ma mi metterebbe molto in imbarazzo. Perché dico di solito quelle che dicono sono sempre brutte, quelle che ti dicono queste cose. No, questa è una bella donna. Ma se no, una bella ambiellita dice, allora come fai? Certo, dipende dalla donna. Se vi è Marilyn Monroe, scusate, e mi dice io sono follemente innamorato di te. A parte che Artur Miller non è un amico mio, dico quindi c'è. No, qui adesso non cambia discorso. La moglie di un tuo caro amico è una bellissima donna che ti dice che lei è veramente innamorata di te. Te che fai? Dici no, non posso perdere l'amicizia oppure... Dico no, non posso perdere l'amicizia. Secondo voi, guarda che qui dicono che sei un bugiardo di prima forza, che te dell'amicizia proprio non te. Speriamo che mia moglie non sta guardando la trasmissione. Non ci crede va nessuno. Bene. Senti, adesso una domanda un po'... Mi potete dire porte da avvocato però? Santo Dio. Senti, tu hai paura di invecchiare o credi nella massima il sesso non ha età? Ce l'ha l'età. Ragazzi, io credo che il sesso, come tutte le cose, abbia le stagioni. C'è la primavera, c'è l'estate, c'è l'autunno e c'è l'inverno. Io mi sono accorto che sto in autunno. Dice, ma come te ne sei accorto? Io mi trovo sempre le foglie dentro al letto, è autunno sicuro, eh. Allora, sta dicendo... Ha detto la verità? Ha detto la verità o ha detto una bugia? Può dare mano in faccia qua la paletta. Oh, vedi? No, adesso stavolta dicono tutti che effettivamente sei invecchiato. Dopo ci vedremo. No, a questo punto ti hanno detto che sei invecchiato. Tu ti trovi per strada. Sì. Cammini per la strada e incontri tanta gente, la quale non ti riconosce, non sa neanche chi sei. Tu sono continui, io questo, sempre. Sei, sono io sempre che cammini per la strada e cioè, nessuno ti riconosce. Ah. Tu sei contento oppure no? Io penso che per un momento dico, ma forse o sono morto o non me ne sono accorto. O sto in paradiso, o sto in Svizzera. In Svizzera è successo così. Certo, inizialmente... Cioè, tu sei contento o no? Beh sì, io ho sentito anche una signora che dice sì. Certo, se dura una settimana mi comincia a preoccupare, ma siccome io una settimana non ci vado, un giro, quindi... Certo, allora, sì.
secondo te, momento in cui nessuno ti riconosce, per la strada tu ti senti quasi contento. Secondo voi, è sincero o bugiardo? No, guarda che ci credono, e ti ti dispiacerebbe tanto che nessuno ti riconoscesse. Altra domanda, qual è la cosa che fai meglio? Che faccio meglio? Il marito. Ha detto la verità o ha detto una bugia? Guarda, c'è della gente che ci crede e della gente che non ci crede. Direi che siamo quasi al 50%. Ci sono di quelli che dicono sì, effettivamente fai il bravo marito, altri che non credono a questa tua affermazione. Sì, sì. Senti un po', adesso diciamo l'ultima domanda. Sì. Tu dici mai bugie? L'ultima ho detto adesso. Ho detto adesso. Ciao, ciao, auguri. Grazie. Nino Manfredi. E